Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera farò una ricetta molto particolare, uno dei miei esperimenti in cucina. Farò dei panini blu con i fiori di butterfly pea che ho usato anche per fare il formaggio. Che è stato un successone. È stato un successone perché tra l'altro era buonissimo. Sì, forse quindi, anche più buono, un pizzico più buono. Sì, devo dire di sì. Vai, vai, andiamo subito. Allora, vi dico subito gli ingredienti. 300 g di farina, aumentate un pochino le dosi di farina perché a differenza delle altre ricette sto usando ciccio, cioè il mio lievito madre e non lievito a cubetto normale che non uso praticamente più. Poi 2 cucchiai di zucchero, un cucchiaino scarso di sale. Abbiamo 40 g di olio d'oliva extravergine e poi 125 g di questo meraviglioso liquido che è il succo dei nostri fiori. Guardate quanto è blu, eh? Cosa dobbiamo fare? Questi qui? Questo era per far vedere l'infusione, questi me li bevo io dopo. Perfetto. Perché voi dovete sapere che, l'ho detto anche nel formaggio, non è solo un tè, è proprio un infuso che fa benissimo alla pelle, fa benissimo, è contro i radicali liberi, è pieno di antiossidanti e soprattutto rinnova il processo cellulare, ok? Quindi insomma, questi sono i fiori, sì. Aspettate un attimo, ve li faccio vedere un secondo. Li trovate tranquillamente su Amazon. Vi metto io il link. Sono fiori, ovviamente, coltivazione biologica, controllati, eccetera, eccetera. Vi metto nell'info box il link per poterli acquistare. Ecco qua. Poi andrò anche a fare il pane con le farine di Sicilia. Certo. Allora, questa è farina Manitoba, invece. 300 grammi, ripeto, di farina Manitoba. Poi metterò circa 100 g di lievito madre, ripeto 2 cucchiai di zucchero, ripeto la dose perché ci siamo persi un attimino con i fiori, 40 g di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino scarso di raso di sale, questo lo mettiamo proprio all'ultimo, e 125 g di liquido con i fiori. Allora, io come ho fatto? Ho messo 2 cucchiai in infusione in acqua calda, non l'ho fatto bollire, e questo è il risultato. Ovviamente questa è la parte filtrata che mi serviva. Cosa dobbiamo fare allora? Mettiamo tutti gli ingredienti. Quindi mettiamo i 100 g di lievito madre, mettiamo, questo è un cucchiaio molto grande quindi non lo farò proprio pienissimo, questo è da minestrone, sì, più che da minestra. 2 cucchiai scarsi di zucchero, i 40 g ripeto di olio extravergine di oliva, il sale lo mettiamo all'ultimo e poi mettiamo il nostro liquido blu in planetaria fino a che non diventa un bel impasto sodo. Ci vediamo dopo. Eccolo qua, il nostro impasto è pronto. A questo punto lo copro con la pellicola e aspetto che raddoppi. Semplicemente, non è che deve diventare un mostro di lievitazione, ok? Quindi presumo almeno 3 ore, perché con il lievito madre, come sapete tutti, la lievitazione è molto più lenta, no? Quindi ci vediamo al raddoppio del volume. Fra 3 ore. Visto che in questo periodo fa freschetto, mettetelo magari in forno per il riscaldato e spento con la luce accesa. A dopo. Allora, come vedete è lievitato molto più del doppio. Ecco qua. Il colore è sbiadito, ma non vi preoccupate perché dentro riprende, sì, è azzurro. Sì, sì. Vedete? Ok. Allora, adesso che cosa dobbiamo fare? Semplicemente, guardate che bei filetti, il nostro ciccio, rimpastarlo un pochino in questo modo e fare, allora, ungervi le mani e formare dei panini di questa grandezza più o meno.
la grandezza di un'albicocca, per capirci. Se li fa le più grandi diventano dei mostri, e quindi no. Allora, aggiungete le mani, fate tutti i panini, vi faccio vedere il primo. Prendo l'olio, proprio appena due gocce, ecco, così. Ah, è venuta proprio bene, 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 sono molto soddisfatta. Fate questo, mozzate come per la mozzarella, eh? Ecco, questa è più o meno la grandezza che dovete ottenere. La lavorate un pochino perché, come vedete, si appiccica, e poi li mettete tutte quante sulla carta da forno dentro la placca. Fate lievitare almeno un altri 45 minuti e poi ci rivediamo a panini lievitati. Eccoli, sono lievitati. A questo punto io che cosa faccio? Ho tenuto da parte un po' di infuso blu e li spennello in questo modo, delicatamente, mi raccomando, non come faccio io, perché sono morbidi morbidi, sono sì, perché sono lievitati. Devo dire, veramente il nostro ciccio si comporta molto molto bene. Sì. Allora, fatto questo, li spennellate tutti quanti e poi li mettete in forno. Allora, i primi 5 in forno lo dice anche mia nipote, sì, preriscaldato a 200 gradi per 5 minuti e poi per un altro quarto d'ora a 190. Eccoci, Irene, arriviamo subito. Quindi ripeto, scusami. Ripeto, 5 minuti a 200 gradi e 15 minuti, 20 anche, dipende dai forni, a 190. Perfetto, ci vediamo dopo. Forno statico, eccoli qua. Sono bellissimi. Sono celesti, soprattutto sono celesti. Il pane celeste non l'avevo mai mangiato. L'abbiamo fatto verde, l'abbiamo fatto sì, rosa, l'abbiamo fatto viola, arancione, giallo, ma ancora azzurro non l'avevamo fatto. Mi mancava. Senti, ne possiamo aprire uno? Proviamo. Scottano da morire però, Per vedere com'è dentro. Scottano da morire. Proviamo a tagliarlo, ma io emozionerò le dita, lo so già. Ma perché mi devi far scottare? Così non mi scotto io. Certo. Eccoli qua. Aspetta. Guardate che scottano, guardate. Guardate che bello. Guardate come sono belli soffici. Sì, eh? Sì. Sono venuti proprio, guardate, sembrano spugnette, guardate. Quello si capisce meglio. Sì. Il fischio di a tavola consiglia. Il fischio da tavola consiglia. Complimenti, non l'assaggio perché sennò mi scotto io. Adesso io devi fare assaggiare un po'. Non ho capito, io le dita sì, tu il palato no. Vabbè, che c'è, tu sei abituata. Ah, ecco, capito com'è? Vabbè, signori, va. Continuate a seguirci. Sì, mi raccomando, unitevi al nostro gruppo, tutti a tavola consiglia, sì, lo trovate su Facebook. E ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti.